il fascino dell'avventura, del non completamente comprensibile che è tanta parte del mio ricordo di Santa Margherita, cominciava con il viaggio per andarvi. Era un'intrapresa piena di scomodità e di attrattiva. Un treno partiva dalla stazione Lolle alle 5:10 del mattino. Bisognava quindi alzarsi alle 3:30. Era generalmente fine giugno e nelle strade deserte cominciava ad albeggiare. Attraverso Piazza Politeama e Via Dante, che allora si chiamava Via Esposizione, si arrivava alla stazione Lolle e lì ci si cacciava nel treno per Trapani. I treni erano allora senza corridoi e quindi senza ritirata. E quando ero molto piccolo ci si tirava dietro per me un vasino da notte in orribile ceramica marrone, comprato apposta, e che si buttava dal finestrino prima di arrivare a destinazione. Durante delle ore si traversava il paesaggio bello e tremendamente triste della Sicilia occidentale. Credo che fosse allora tale e quale come lo trovarono i mille sbarcando: Carini, Cinisi, Zucco, Partinico. Poi la linea costeggiava il mare, i binari sembravano posati sulla sabbia, il sole già ardente ci cuoceva nella nostra scatola di ferro. Termos non ve n'erano e dalle stazioni non c'era da aspettare nessun rinfresco. Poi il treno tagliava verso l'interno, fra montagne sassose e campi di frumento mietuto, gialli come le giubbe di leoni. Alle 11 finalmente si arrivava a Castelvetrano, che era allora lungi dall'essere la cittadina civettuola e ambiziosa che è adesso. Era un borgo lugubre, con le fognature allo scoperto, ed i maiali che si pavoneggiavano nel corso centrale e miliardi di mosche. Alla stazione, che già da 6 ore rosolava sotto il soleone, ci aspettavano le nostre carrozze, 2 landò ai quali erano state adattate delle tendine gialle. Alle 11:30 si ripartiva. Sino a Partanna, per un'ora, la strada era piana e facile, attraverso un bel paesaggio coltivato. Si andava riconoscendo i luoghi noti, le 2 teste di negri in maiolica sui pilastri d'ingresso di una villa, la croce di ferro che commemorava un omicidio. Giunti sotto Partanna, però, la scena cambiava. Si presentavano 3 carabinieri, un brigadiere e 2 militi che a cavallo e con la nuca riparata da una pezzuola bianca come cavalleggeri di fattori avrebbero dovuto accompagnarci sino a Santa Margherita. La strada diventava montuosa. Attorno si svolgeva lo smisurato paesaggio della Sicilia del feudo, deserto, senza un soffio d'aria, oppresso dal sole di piombo. Si cercava un albero alla cui ombra far colazione. Non vi erano che magri ulivi che non riparavano dal sole. Infine si trovava una casa colonica abbandonata, semi in rovina, ma con le finestre gelosamente chiuse. Alla sua ombra si scendeva e si mangiava, succulente cose per lo più. Ci si rimetteva in carrozza. Erano le 2, l'ora veramente atroce della campagna estiva siciliana. Si andava al passo perché incominciava la discesa verso il Belice. Tutti erano muti e di fra il battere degli zoccoli si sentiva solo la voce di un carabiniere che incanticchiava «La spagnola sa mar così». Il polverone si alzava. Poi si attraversava il Belice, che era un fiume sul serio per la Sicilia, con financo dell'acqua nel suo greto.
e cominciava l'interminabile salita al passo. Le giravolte si succedevano eterne nel paesaggio calcinato. Sembrava non dovesse finir più, ma tuttavia finiva. In cima al versante i cavalli si fermavano, frementi di sudore. I carabinieri smontavano, anche noi scendevamo per sgranchirci le gambe. E si ripartiva al trotto. Mia madre cominciava ad avvertirmi: «Stai attento ora, tra poco a sinistra vedrai la venaria». E infatti si giungeva su un ponte e a sinistra si scorgeva finalmente un po' di verzura, dei canneti e financo un aranceto. Erano le Dagali, la prima proprietà Couteau che si incontrasse. E dietro le Dagali una collina ripida, travestata sino in cima da un largo viale di cipressi che portava alla venaria, padiglione di caccia che ci apparteneva. Non eravamo più lontani. Mia madre, sospinta dal suo amore per Santa Margherita, non stava più ferma, si sporgeva ora da uno sportello, ora dall'altro. «Siamo quasi a Montevago, siamo a casa!» Si traversava, difatti, Montevago, primo nucleo di vita ritrovato dopo 4 ore di strada. Ma quale nucleo? Larghe strade deserte, case egualmente oppresse dalla povertà e dall'implacabile sole, nessun'anima viva, qualche maiale, qualche carogna di gatto. Ma passato Montevago tutto andava meglio. La strada era diritta e piana, il paesaggio ridente. Ecco la villa di Giambalvo, ecco la Madonna delle Grazie e i suoi cipressi. Si salutava con gioia perfino il cimitero. Poi la Madonna di Trapani. Ci siamo, ecco il ponte. Erano le 5 della sera. Viaggiavamo da 12 ore.